Tutti hanno votato. La votazione è chiusa. Favorevoli 373, contrari 20, la Camera approva. Allora passiamo adesso al parere degli emendamenti del 7. Quindi relatrice, qui abbiamo solo il 7.1. 7.1, signora Presidente, parere contrario. Grazie. Sottosegretaria Amici. Conforme. Grazie. Allora, se non ci sono interventi. Rondini, deputato. Sì, grazie Presidente. Intervengo molto brevemente sul nostro emendamento con il quale chiediamo la soppressione dell'articolo 7. Bene, noi riteniamo molto brevemente, intervengo, le campagne di sensibilizzazione ad accogliere stranieri nelle famiglie non hanno, secondo noi, prodotto nessun risultato. E tantomeno riteniamo che, alla luce dei risultati ottenuti, si debba farne previsione in una norma di legge. La vostra sensibilizzazione punta, perché questa è la ratio anche delle norme contenute in questo articolo, serve che diventa a disposizione, si inserisce nell'ottica generale del provvedimento, ossia quello di incentivare gli arrivi di minori, accoglierli, integrarli, a prescindere dalle motivazioni che li hanno spinti a partire dal proprio paese. Quindi, ancora una volta, si va a garantire un percorso attraverso il quale viene agevolata la presenza sul nostro territorio anche di chi non avrebbe nessun diritto a permanere sul nostro territorio, perché magari mosso da motivazioni economiche e magari mosso da motivazioni come quelle che muovono i cosiddetti migranti climatici, perché c'è poi qualche magistrato che magari rianalizzando la richiesta, o meglio il ricorso fatto sulla richiesta respinta magari dalle commissioni territoriali, magari accoglie il ricorso sulla base, sulla scorta del fatto che insomma l'immigrato scappa dalla carestia, magari l'immigrato è mosso dalla volontà di migliorare la propria condizione economica, e beh, insomma, quindi viene capovolto quello che è l'esito dell'esame della richiesta da parte della commissione territoriale e ci ritroviamo a garantire, torno a dire, l'accoglienza a chi non dovrebbe essere riservata. Garantendo ancora una volta un'invasione di popolamento, un'invasione da parte di un'immigrazione totalmente incontrollata, che voi, è il retroterra poi culturale che vi muove in questa direzione, voi cercate di imporre ad ogni costo al paese, voi vi dannate l'anima nel tentativo di cercare quello che è il modo migliore per riuscire ad imporre all'opinione pubblica e ai nostri primi cittadini, che sono il primo fronte delle istituzioni sul territorio, un'accoglienza indiscriminata. Per questo con il nostro emendamento chiediamo di sopprimere questo stravagante articolo che viene introdotto all'interno di questa proposta. Grazie. La ringrazio, non ci sono altri interventi. Votiamo per il mantenimento dell'articolo 7. Come? Ah, la collega Centemero, prego. Grazie Presidente, voterò per il mantenimento di questo articolo e voterò per il mantenimento di questo articolo per una ragione molto semplice. Stiamo parlando dell'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati e qui si dice con molta semplicità e molta chiarezza che i nostri comuni, i nostri enti locali possono appunto promuovere la sensibilizzazione e l'affermazione di affidatari per favorire che cosa? Per favorire semplicemente che i minori stranieri non accompagnati, anziché essere assegnati nelle strutture di accoglienza, possano venire invece inseriti all'interno di un contesto familiare che è una, e forse l'unica accanto alla scuola,
realtà in cui veramente è possibile una integrazione per questi ragazzi che arrivano nel nostro paese. Per cui voterò per il mantenimento di